Gravissimo incidente nella notte a Foschandoro in provincia di Lucca, dove un giovane di 19 anni, Massimo Fantoni, ha perso la vita mentre un secondo ragazzo di 18 anni è rimasto ferito in maniera grave. Secondo la ricostruzione effettuata in base alle testimonianze dei presenti, il sinistro mortale è accaduto nel piazzale antistante Santuario della Madonna della Stella di Migliano, dove i giovani del posto spesso si ritrovano, e proprio dopo le 22 è arrivato anche Massimo Fantoni in sella alla sua supermoto 701 Husqvarna con un passeggero dietro, l'amico. Si ride, si scherza, si provano le prestazioni del potente mezzo, così raccontano alcune persone presenti. Quando la situazione degenera in modo repentino, il giovane perde il controllo della moto ai piedi della scalinata che conduce al santuario e si va a infrangere in pieno contro la sua facciata. I giovani vengono sbalzati violentemente dalla sella e l'impatto a terra risulta fatale per Massimo Fantoni, che muore sul colpo, mentre il dramma si consuma anche per il 18enne, trasportato per un grave trauma cranico all'ospedale Cisanello di Pisa in condizioni disperate. Massimo Fantoni lascia nella disperazione il papà Maurizio, la mamma Maria Pia e la piccola sorellina.